Anche condividerlo. Buonasera a tutti, dovremmo essere in diretta. Benvenuti alla 140esima serata di Lodi Liberale, che ormai da 7 anni e mezzo cerca di svolgere la propria missione di contribuire alla diffusione del pensiero liberale, facendo due cose sostanzialmente: storicamente presentando libri in qualche modo legati all'attualità di autori contemporanei che spieghino il liberalismo nell'aspetto economico, filosofico, politico, scientifico, artistico, culturale e quant'altro, e a partire da settembre inaugurando un ciclo che sta andando fortunatamente molto bene, che è la presentazione dei classici del pensiero liberale. Abbiamo cominciato una volta al mese e siamo passati nel 2021 con un evento ogni 2 settimane, quindi alternando libri scritta contemporanea, libri che presentano appunto il pensiero liberale con i libri classici in qualche modo. Questo perché? Perché crediamo che il pensiero liberale sia poco conosciuto, sia molto frainteso, sia molto discusso, ma non da persone che ne conoscono il vero significato. Spesso viene caricaturizzato e appunto è perché, come dire, come vedremo anche nell'ambito di questa serata, è un pensiero vasto, articolato, con molte correnti di pensiero. E che è, come dire, di una straordinaria fecondità, attualità e importanza, soprattutto in un periodo come questo, in cui le nostre libertà personali, di movimento, imprenditoriali e quant'altro sono limitate in qualche modo fisiologicamente dalla pandemia che ha colpito tutti noi e che ha comportato appunto una diminuzione delle nostre libertà. Credo che quindi sia importante farlo conoscere il più possibile, soprattutto ai giovani, che io sia sempre stato convinto di una cosa in maniera assolutamente ottimistica, che, ma razionale, che ci siano tantissimi liberali inconsapevoli che se solo conoscessero e leggessero libri liberali veri, probabilmente si aprirebbe un mondo loro e contribuirebbero in questo modo al progresso della nostra società, della nostra classe politica e in qualche modo del dibattito pubblico, che spesso invece è appiattito su posizioni che hanno tutto fuorché di liberale. Con noi questa sera ci sono tre ospiti d'eccezione: il già presidente o presidente emerito, ne discutevamo prima, titolo che sembra non esista, ma insomma, presidente del Senato della Repubblica, il professor Carlo Scognamiglio, che è stato presidente dal 94 al 96, in una legislatura piuttosto travagliata, ma che ha fatto da spartiacque nella Seconda Repubblica, un liberale classico, un liberale da sempre. Possiamo definire tranquillamente un amico di Lodi Liberale, perché è già venuto più volte alle nostre serate quando ancora si potevano fare in presenza. E quindi ringraziamo il presidente Scognamiglio per aver accettato il nostro invito per la prima volta in modalità Zoom. Grazie, professore. Per la prima volta è con noi il professor Dino Confrancesco, che è professore delle storie delle dottrine politiche, professore emerito di storia delle dottrine politiche all'Università di Genova, che insomma, molti di noi leggono, hanno letto nel corso degli anni, sia per i volumi pubblicati che per i suoi contributi di articoli sull'attualità, commento dell'attualità su un sito di sicuramente un amico di Lodi Liberale che è Nicola Porro, e quindi anche il professor Confrancesco per la prima volta con noi. Quindi grazie, professore, per aver accettato il nostro invito. E mi consentiranno gli altri due relatori, soprattutto al professor Giuseppe Bedeschi, professore emerito di storia del pensiero, storia della filosofia, chiedo scusa, alla Sapienza Università di Roma, perché, principalmente lui, perché presentiamo il suo libro. Il professor Bedeschi è autore di una storia del liberalismo molto nota, ma ci ha, come dire, deliziato con questo libro che è stato pubblicato, non mi ricordo più se è il 2021 o 20, ve lo dico subito, nel 2021, quindi quest'anno, questo libro che presentiamo questa sera, che si chiama I maestri del liberalismo nell'Italia repubblicana, che fa una sorta di viaggio nel corso di quelli che possono essere definiti, forse più che liberali, liberal democratici, c'è anche un liberal socialista definito nel libro, italiani appunto del Novecento. Questo perché è importante? Perché il professor Bedeschi spiega, un capitolo introduttivo, nel primo capitolo, che nel nostro paese c'è stata una assoluta predominanza della cultura marxista nel corso appunto del Novecento per deliberate scelte e probabilmente per abbandoni, mettiamola così, dal punto di vista della classe politica, non tanto della classe intellettuale,
del campo del dibattito, in qualche modo, delle idee, facendo pensare che in qualche modo in questo paese il pensiero liberale, anche nel Novecento, non ci fosse, fosse minoritario, fosse secondario, fosse marginale. Cosa che così non è, basterebbe pensare ovviamente alla persona più nota, che è stato il governatore della Banca Centrale, il primo presidente della Repubblica Italiana, Luigi Einaudi, per capire che evidentemente questa lettura è totalmente sbagliata. Insomma, il professor Vedeschi ci fa scoprire molti autori, molti noti, a chi, dire, conosce il pensiero liberale, è curioso, molti meno noti, ma ci fa anche in questo viaggio cercando di descriverli ognuno con le proprie peculiarità, e quindi affrontando Croce, in qualche modo, che, come sapete, ha avuto un dibattito molto serrato, se possiamo dire, con Luigi Einaudi sulla differenza tra liberale e liberista, in cui sostanzialmente per Croce l'aspetto economico della libertà, e quindi quello che si viene chiamato in Italia liberismo, non era essenziale per poter per il pensiero liberale, in qualche modo, perché era un aspetto secondario delle libertà, mentre Einaudi pensava che invece questa libertà, la libertà economica e conseguentemente il liberismo fosse fondamentale per tutta una serie di ragioni che poi anche la scuola austriaca e molti altri hanno spiegato, perché senza le libertà economiche difficilmente possono essere sviluppate e possono essere veramente mantenute e tutelate le altre libertà. Personalmente, come la liberale, come la Renzo Maggi, sono assolutamente einaudiano in questo, ma insomma, Croce è stato un gigante del pensiero liberale del Novecento, per poi passare a Salvemini, appunto al liberal socialismo con Guido Calogero, Carlo Antoni, la restaurazione del diritto di natura. Carlo Antoni, per chi non lo conoscesse, è stato uno dei primi membri della Montpellier Society, che è stata un'associazione fondata da von Hayek nel secondo dopoguerra, nel primo dopoguerra, e che raggruppava gli maggiori studiosi liberali nel mondo, e avrebbe dovuto chiamarsi la società Tocqueville-Acton. Cosa che appunto poi per un dibattito interno alla società si trasformò in Montpellier Society, istituzione tuttora vigente, e tra i soci fondatori appunto ci fu anche Carlo Antoni. Maranini, un altro Giuseppe Maranini, un altro gigante in questo caso, i miti in realtà della democrazia, la sua denuncia della partitocrazia è di un'attualità straordinaria. Io conobbi Maranini ormai molti anni fa per un libretto pubblicato da Ideazione, se non ricordo male, a metà degli anni 90. Non mi ricordo il titolo, ma mi ricordo che insomma, mi illuminò e mi fece conoscere questo straordinario studioso di diritto, e quindi è giusto ricordarlo, Roberto Bobbio, Giustizia e Libertà. Un'altra persona a cui siamo particolarmente legati, Nicola Matteucci, Liberalismo in un mondo in trasformazione. Insomma, è stato un maestro di pane bianco, dove è stato più volte ospite, spiegato l'importanza del costituzionalismo liberale, quindi un altro studioso importante, Giovanni Sartori, Rosario Romeo e poi il meridionalismo liberale. Quindi credo che il professor Vedeschi ci faccia fare un viaggio, avendo fatto delle scelte, evidentemente poi magari discuteremo quelli a cui siamo più legati noi, quelli che avremmo voluto vedere, magari chiedendo perché non li ha inseriti, ma insomma ogni elenco, ogni catalogo, ogni scelta fisiologicamente comporta delle esclusioni, ma comporta appunto l'essersi focalizzato su alcuni fondamentali pensatori. Quindi questa sera li scopriremo, credo non tutti, ci focalizzeremo solo su alcuni, grazie appunto anche agli autorevoli altri due ospiti che ci accompagnano questa sera. Quindi non voglio farla lunga e cedo subito la parola volentieri al professor Presidente Carlo Scognamiglio per essere tornato con noi in modalità digitale su Zoom. Presidente, a lei e grazie. Grazie, grazie per le parole di presentazione, grazie per l'invito. Per me è un'occasione molto bella e molto gradita anche per la qualità dei co-relatori, oltre che naturalmente a quella dell'autore. Devo dire che, diciamo che naturalmente la lettura di un libro comincia dalla lettura del titolo e la lettura del titolo comporta la nascita di alcune aspettative sullo svolgimento che si potrebbe trovare nel testo. Naturalmente queste aspettative sono influenzate da due cose. La prima è le qualifiche, sono rappresentate dalle qualifiche dell'autore, dalle sue caratteristiche scientifiche, culturali e così via. E naturalmente
sono determinate anche dalle caratteristiche del lettore. Nel mio caso, il nostro moderatore mi ha definito un liberale classico. Classico, è una qualifica che senz'altro accetto molto volentieri, ma che cosa vuol dire? La dottrina del liberalismo è una dottrina molto vasta che contiene tante sfaccettature, tante interpretazioni, sia dal punto di vista filosofico che dal punto di vista politico che dal punto di vista della teoria della prassi economica. Io appartengo dal punto di vista filosofico, diciamo, mi sento discendente diretto degli empiristi inglesi, diciamo, da Locke, da Berkeley, da Hume e perché no, da Hobbes, e per non parlare naturalmente di Smith. Dal punto di vista economico, la famiglia alla quale appartengo è quella di Smith, di Keynes e degli ordoliberali tedeschi, a cui apparteneva anche Einaudi. Dal punto di vista politico, le mie scelte sono ben note, non c'è bisogno che ne faccia una sintesi in questo caso. Allora, rispetto alle aspettative che mi ero formato leggendo il titolo e con quelle specificazioni che ho detto, ho trovato un testo abbastanza o parecchio diverso da quello che mi sarei aspettato. Il testo è strutturato in un prologo che è dedicato a due figure del liberalismo italiano, diciamo, che sono figure, come si usa dire adesso, senza se e senza ma. Cioè, Croce e Einaudi sono certamente le due figure più importanti del liberalismo italiano del Novecento e sono anche la cerniera fra, come giustamente ricorda l'autore, tra la prima parte del Novecento, il liberalismo della prima parte del Novecento e quello della seconda parte. Su questi due autori tornerò, se ci sarà tempo, ci sarà modo, per ritornare su quella polemica, sulle differenze tra i due e quindi quella polemica che richiamava anche il nostro moderatore sulla questione, cioè liberismo, liberalismo economico e così via. E per ora mi concentrerei invece sulle tre parti che seguono, i tre tiers, come si dice nel linguaggio burocratese di Bruxelles oggi, i tre strati, e si conclude con un'appendice. Allora, saltando il prologo, come dico, magari dirò qualcosa se ci sarà tempo e modo nel secondo tornata, direi che sul primo strato è composto da due autori la cui attribuzione della qualifica liberale rappresenta una interpretazione molto ampia del concetto di liberalismo, quasi ecumenica direi, perché qualificare come maestri del liberalismo italiano Salvemini e Calogero, sì, no, certamente non è una qualifica erronea, però ripeto, rappresenta una concezione di liberalismo molto, molto, molto estensiva, sulla quale, per esempio, Croce non sarebbe stato affatto d'accordo e sulle quali anche io ho delle grandi perplessità. Perché qui sostanzialmente si dice quello che diceva Keynes in quel saggio, che non è dei suoi più belli, Am I a liberal? Lui dice: ma io non sono laburista perché i laburisti sono un partito classista e non è la mia classe. Non sono conservatore perché è un partito confessionale e non è, io non mi sento di appartenere alla categoria dei bigotti, dunque sono per differenza, diciamo, sono liberale. Ecco, è un po' un concetto di questo genere che fa includere anche Salvemini e Calogero. Di Antoni e di Maranini direi
direi poco perché sono un po' lontani, diciamo, dai campi nei quali posso dire di essere un relativo conoscitore. E vengo al secondo tier, al secondo strato, che è quello dedicato a Bobbio. Allora, che Bobbio sia stato un filosofo di notevole spessore, lo dicono i filosofi, e io non ho nessun motivo per mettere in discussione questa qualifica. Però devo ricordare che sì, è stato anche un grande consulente editoriale, questo me lo disse Giulio Einaudi in persona, quindi non ho dubbi anche che sia stato anche questa, abbia avuto anche questa caratteristica. Però devo dire che Bobbio, anche in questo caso, includerlo tra i maestri del liberalismo mi pare un'operazione, diciamo, che forza un po' i concetti, nel senso che Bobbio è stato per tutta la vita un proponente politico della terza via, sostanzialmente. Dico, era in ottima compagnia perché anche Thomas More era un proponente di una terza via, di un luogo appunto utopico, utopia, come diceva lui, l'isola che non c'è sostanzialmente. E Bobbio è stato questo, è stato un proponente di un'isola, di una terra che non c'è, di un luogo utopico. E secondo me è anche un altro grande difetto per poter essere incluso nella categoria dei maestri del liberalismo dell'Italia repubblicana, è quello di non avere scelto in un momento in cui vigeva la guerra fredda, che poi tanto fredda non era, e bisognava scegliere il campo. Non si poteva dire no, io sto al di su della mele, sto sopra la mischia o sto fuori dalla mischia, propongo una cosa che non esiste, che non so definire e non scelgo tra la liberal democrazia e il comunismo. No, se si, il non scegliere voleva dire il non essere liberali in quel momento. E questa è una caratteristica che forse si può comprendere dati i tempi, ma però non mi consente di condividere l'inclusione di Bobbio tra i maestri del pensiero liberale. Del terzo strato, diciamo, del terzo tier, devo dire che li ho conosciuti tutti molto bene. E Matteucci certamente era il più intellettuale dei tre, era un grande conoscitore di Tocqueville, basterebbe questo per iscriverlo d'ufficio, diciamo, alla lista dei maestri del pensiero liberale italiano. Sartori era certamente un uomo che ha avuto dei grandi meriti dal punto di vista della didattica, nel senso più nobile del termine, naturalmente, e della divulgazione, e anche della capacità di influenzare in qualche modo le opinioni, la formazione delle opinioni, soprattutto per quel che riguardava le riforme politiche. Devo dire però che non raggiunge un livello comparabile con quello, per esempio, di Pareto, che è uno dei grandi liberali, quello un po' troppo verso l'inizio del Novecento per essere qualificato un maestro liberale dell'Italia repubblicana, perché lui la Repubblica non l'ha vista. Però, insomma, qui certamente un gigante come Pareto ridimensiona un po' la figura di Sartori. Di Romeo io l'ho conosciuto molto bene, tra l'altro è stato il mio predecessore come rettore della LUIS a Roma, e lui era fondamentalmente uno storico, forse non avrebbe gradito neanche la qualifica di
di intellettuale, di maestro, di filosofo, eccetera. Ha avuto un grande coraggio che lo accomuna agli altre due figure, e anche lo accomuna alla figura di De Felice, e cioè di essere un uomo con un grande coraggio personale, in tempi, certamente non lo dico per i colleghi che sono questa sera relatori, o l'autore o l'altro relatore del libro, non lo dico a loro perché lo sanno quanto lo so io, in momenti, dicevo, in cui era veramente molto difficile essere e dichiararsi liberali. E questi tre autori meritano una menzione speciale per il grande coraggio che hanno dimostrato nel sapere essere, muoversi controcorrente, come quella celebre trasmissione che faceva Isaac Berlin alla radio inglese. Quindi sono tre personaggi che forse non sono citati nella storia della filosofia occidentale pubblicata, o nelle storie della filosofia occidentale e del liberalismo pubblicate nei paesi anglosassoni, quindi non sono considerati nei paesi anglosassoni dei personaggi outstanding, come invece lo sono Croce e Einaudi, ma che meritano un ricordo speciale e grato da parte nostra e anche da parte di tutti, perché sono quelli che hanno, diciamo, in momenti molto difficili tenuto fermo un principio fondamentale per la democrazia. Sull'ultimo, Coletti, cioè, qui io francamente non vedo come possa rientrare nella categoria dei maestri del liberalismo. Coletti era un uomo molto intelligente e molto colto. Conosceva molto bene la filosofia e la filosofia marxista in particolare. Diciamo che era piuttosto il rappresentante dell'opportunismo di una classe di intellettuali italiani, i quali erano passati. Non lui personalmente, credo, ma alcuni suoi predecessori, senza fare una piega dal fascismo al comunismo, poi erano passati dal comunismo al liberalismo e poi sarebbero passati dal liberalismo a chissà cos'altro se ci fosse stato il tempo. Quindi, Coletti, pur essendo uno studioso di valore indiscutibile, non va ricompreso, a mio giudizio, neanche in appendice nell'elenco dei maestri del pensiero liberale. L'alto Spero di non parlato. essere stato troppo severo, soprattutto con quest'ultimo giudizio verso una persona che non può rispondere, almeno direttamente, a queste osservazioni, e con questo ho concluso. Grazie, professore. Personalmente, come dire, condivido praticamente tutto, anche le critiche, ma poi ne parliamo durante la serata. Le chiedo solo una gentilezza, se riuscisse ad abbassare leggermente la telecamera, così la prossima volta la vediamo inquadrato bene. Professor Confrancesco, credo che anche lei farà una. Sì, va bene. Ok, perfetto. Cedo volentieri la parola a lei e poi passiamo direttamente all'autore. Grazie intanto di essere con noi. Ma io devo dire che ho recensito con piacere il libro dell'amico Vedeschi sul giornale, una lunga recensione. Ho iniziato questa analisi critica dicendo subito che, a mio avviso, Vedeschi, più che dei maestri del liberalismo italiano, si era occupato, ecco, di grandi pensatori che avevano molto influito sulla sua formazione liberale, no?
E qui bisogna fare un po' una distinzione, nel senso che c'è il pensatore liberale, così come c'è il pensatore democratico, socialista, eccetera, che ha scritto dei volumi di teoria politica, di analisi storica, ma ci sono anche gli intellettuali, studiosi molto seri, che non hanno lasciato volumi su un pensiero politico particolare, però attraverso i giornali, le interviste, eccetera, hanno contribuito, nel nostro caso, a formare una intelligenza liberale. E tra questi io collocherei nel volume di Giuseppe non ci sono, e pur cose non ci sono, per esempio personaggi come Carlo Arturo Jemolo, come Francesco Barone, come Nicola Bagnano, come Giuseppe Are. Nessuno di questi ha scritto un volume di teoria liberale, però tutti hanno lasciato raccolti di scritti che sono sicuramente scritti ispirati al liberalismo. Non so se in una versione ristretta, per riprendere un rilievo di Scognamiglio, o in una versione più ampia. Ecco, tra questi io collocherei sicuramente anche Lucio Colletti, no? Io sono un modesto storico del pensiero politico, sono soprattutto un lettore di testi storici e politici. Ebbene, le ultime raccolte di scritti di Lucio Colletti mi sembrano rientrare pleno iure nella storia della cultura liberale. Non vogliamo chiamarlo pensiero liberale, chiamiamolo cultura liberale. Anzi, l'ultimo Colletti, con la sua attenzione per un grande filosofo come Karl Löwit, e ci ha lasciato momenti di liberalismo pensoso. Io ho citato nella mia recensione quella pagina in cui, richiamandosi al peccato originale, diceva che a fondamento del liberalismo non può non esserci la teoria della caduta. Perché se l'uomo non fosse caduto, che senso avrebbe architettare un sistema di pesi e contrappesi per frenare, controllare, limitare il potere, no? E un altro punto su cui mi dispiace dirlo a Scognamiglio, che tra l'altro mi è molto simpatico, no? Riguarda Salvemini e Calogero. Calogero è stato un liberal socialista, anzi è stato lui che forse ha inventato l'espressione liberalismo socialista, liberal socialismo, no? Prima c'era il socialismo liberale di Carlo Rosselli, che, come Valiani ci ha spiegato, era una cosa affine ma abbastanza diversa. Ebbene, se si leggono gli scritti di Guido Calogero, gli scritti politici di Guido Calogero, e direi, ecco, soprattutto i suoi interventi sul mondo, quello splendido Quaderno laico che a mio avviso dovrebbe figurare in tutte le biblioteche dei liberali italiani e non solo italiani, e beh, ci si accorge di alcuni fondamenti teorici della sua concezione liberale che inequivocabilmente portano ai grandi classici. E il primo era il riconoscimento della pluralità dei partiti politici. E nessuno ha mai fatto mente locale sul programma del vecchio Partito d'Azione, in cui confluì anche Calogero, e che prevedeva un'Italia senza partiti politici. Anzi, uno dei martiri della Resistenza, Duccio Galimberti, nel suo ultimo scritto,
poi venne preso e fucilato dai nazisti, disse espressamente che l'Italia democratica non può essere un'Italia caratterizzata da più partiti, perché più partiti sono il fascismo, sarebbero non l'Italia democratica, non i partiti dell'Italia democratica, ma sarebbero tanti partiti fascisti, no? E allora tutto doveva, le sorti del paese dovevano essere affidate ad un movimento rivoluzionario, forse una sorta di partito del congresso di tipo indiano, di cui gli azionisti sarebbero stati i quadri dirigenti. Beh, Calogero fu l'unico che disse: guardate, che non può esserci democrazia liberale senza partiti politici, senza destra, senza sinistra. Ma soprattutto Calogero disse, e Vedeschi lo ricorda, che senza iniziativa privata, senza proprietà privata, non può essere, una società non può essere libera, no? Uno dei principi del mainstream culturale italiano, Ugo Guido Mattei, ha scritto un libretto per la Terza, intitolato, se non ricordo male, Senza proprietà non c'è libertà. Risposta: è falso. Ebbene, Calogero era proprio su posizioni antitetiche. Per lui, senza proprietà privata non c'era libertà, senza libera imprenditoria non c'era libertà, non. E allora perché escluderlo dai maestri del liberalismo italiano, a prescindere poi dagli aspetti filosofici del pensiero di Calogero, cioè la filosofia del dialogo. E che cos'è la filosofia del dialogo se non la trascrizione italiana di uno stile di pensiero che è quello che mutatis mutandis, con riferimenti filosofici e storici diversi, troviamo proprio in Isaiah Berlin. Calogero, per certi aspetti, è stato il nostro Isaiah Berlin. E quanto a Salvemini, insomma, andiamoci piano. Salvemini, in Italia scombinata, che è la raccolta dei suoi ultimi scritti, ecco, mostra un'adesione alla sostanza del pensiero liberale. Tra l'altro, era per il quadripartito, era anticomunista in maniera viscerale, aveva preso le distanze dai suoi allievi e compagni di lotta azionisti, a cominciare da Ernesto Rossi, che sarebbe finito poi indipendente nelle liste del PSIUP, cioè del Partito Socialista di Unità Proletaria. Ecco, Salvemini si mantenne sempre, ecco, al centro, su posizioni liberali, atlantiche, democratiche, no? A differenza, ecco, su un punto invece posso essere d'accordo con le perplessità di Scognamiglio, parlo di Scognamiglio, ma in sostanza poi parliamo tutti e due del libro di Bedeschi, per quanto riguarda Bobbio. Anche se Scognamiglio ha adoperato un'espressione, la terza via, e mentre ne parlavo io ricordavo un editoriale di Bobbio sulla stampa: la terza via non esiste. In cui in sostanza diceva che o c'era il comunismo oppure c'era la democrazia, e lui terze vie non ne vedeva. È vero però che la concezione giuridica, politica di Bobbio, presta il fianco a non poche perplessità, perché Bobbio riteneva, a mio avviso, a torto, e siccome eravamo molto amici, io mi consideravo giustamente il suo allievo, non il suo collega. Ecco, Bobbio riteneva che più diritti ci siano in una società, in un sistema politico, ecco, più si avanzi verso il liberalismo.
Ecco, ma questa era un'illusione, no? Perché i diritti sociali non sono sempre compatibili con le libertà civili liberali, no? E Bobbio era, diciamo, era sordo ad una dimensione del liberalismo che era la dimensione economica. E Bobbio non si interessò mai, in fondo, di grandi economisti, non accennò mai ai grossi problemi dell'economia del suo tempo, eccetera. Per quanto riguardava il programma socialista che aveva in mente, il suo ideale era Antonio Giolitti, riforma e rivoluzione di Antonio Giolitti, no? Di cui scrisse una recensione in termini entusiastici. E io mi domando, e qui do ragione a Scognamiglio, ecco, come si possa definire liberale uno che recensisce in termini entusiastici riforma e rivoluzione di Antonio Giolitti. Detto questo, però, c'è un momento, a mio avviso, non trascurabile di liberalismo in Bobbio, ed è il momento di cui io mi avvidi nel nostro primo incontro. Quando andai a trovarlo la prima volta nel bunker di libri della leggendaria via Sacchi 66 di Torino, vidi sulla sua scrivania una grande foto di Benedetto Croce. Beh, anche io rimasi molto perplesso, dico, ma professore, proprio lei, allora evidentemente ci davamo del lei, poi lui insistette per farsi dare del tuno. E dico, ma lei come fa ad avere una foto di Benedetto Croce? Dopo quello, tra l'altro, che aveva scritto in un capitolo, peraltro molto bello, di politica e cultura, a mio avviso l'unico capitolo bello poi di politica e cultura, perché è un libro molto datato quello lì. E lui mi rispose, perché vede, ecco, Francesco, quest'uomo avrà sbagliato in tante cose, però la sua teoria dei distinti è sicuramente liberale. Cioè, da una, l'economia non è etica, l'etica non è, non è scienza, non è teoresi, eccetera. E questo mi colpì molto, perché significava che un elemento fondamentale del liberalismo di Croce era passato anche in Bobbio, no? E Bobbio, mi ricordava qualche giorno fa l'amico Giuseppe, è stato l'unico, in fondo, del gruppo neoilluministico torinese a conservare un culto per Benedetto Croce, no? E quindi, sì, è un po' dubbio metterlo tra i maestri del liberalismo, però anche toglierlo suscita altrettanti dubbi, indipendentemente poi dal fatto che ciò che Bobbio ci ha insegnato come lettore, come lettura dei classici, come commento dei classici, penso agli splendidi volumi su Kant, Le due libertà in Kant, penso ad Hobbes, penso alla società civile in Hegel, eccetera. Beh, questo insegnamento era liberale proprio nel senso profondo del metodo, ecco, di come affrontava i temi, di come divideva i concetti, no? Ecco, questo suo spirito analitico che non veniva mai meno è stato per molti, ecco, un insegnamento di cui gli si è grati ed è indimenticabile. Io, quando ho criticato a volte anche con una certa ingiustificata ferocia, Bobbio per le sue posizioni ideologiche, neoazionistiche, eccetera, ecco, mi rendevo conto che nel momento in cui lo criticavo mettevo in azione uno spirito analitico che era quello che lui mi aveva insegnato.
per cui io criticavo l'apologia della resistenza di Bobbio con una forma mentis che mi pareva che fosse quella di Bobbio, no? Non so, non vorrei andare oltre il tempo che mi è stato assegnato. Grazie, professor Francesco. Insomma, credo che uno dei cardini del pensiero liberale, comunque del metodo liberale, è proprio quello del confronto e del dissenso, e quindi abbiamo già introdotto alcuni elementi di divergenza, di vedute anche sulle scelte che ha fatto il professor Tedeschi, e quindi insomma, siamo assolutamente curiosi di ascoltare dalla penna dell'autore. Le scelte fatte, magari anche qualche esclusione, insomma, è una panoramica di quelli che l'autore considera i maestri del liberalismo nell'Italia repubblicana. Quindi grazie, professor Pedeschi, per essere con noi. Le cedo volentieri la parola. Sì, io condivido tutte le osservazioni, le considerazioni che l'amico Cofrancesco ha svolto. Vorrei aggiungere qualche, come dire, qualche chiosa, qualche glossa. Partirei mi pare, dalla critica più, vorrei dire, più dura, più aspra, che il presidente Scognamiglio ha fatto alla inclusione di Colletti in questo libro. Ora, attenzione, io ho messo Colletti in un appendice al libro. Perché? Perché poi ho messo Colletti in una appendice al libro? Ce l'ho messo perché Colletti è stato, secondo me, il caso più interessante nella cultura italiana della Repubblica. Il caso più interessante di un marxista che a un certo momento fa i conti col marxismo, lo dissolve dall'interno e ne mostra tutte le utopie, tutte, vorrei dire, tutte le contraddizioni, e approda al liberalismo. Quindi direi che questa appendice va letta come appendice e come un momento importante della storia della cultura italiana e della crisi del marxismo e dell'avvicinarsi al liberalismo di diversi marxisti. Detto questo, vorrei ripercorrere un attimo, come il presidente Scognamiglio ha fatto, l'indice di questo libro, cioè poi la scelta o le scelte che sono state fatte. Perché Salvemini? Il Salvemini che qui viene preso in considerazione e illustrato è, come ha detto l'amico Cofrancesco, l'ultimo Salvemini. È il Salvemini, in modo particolare, della prefazione al libro dell'italo-americano William Salomone sull'età giolittiana. Ora, da questa bellissima e importantissima introduzione, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che Salvemini, critico acerbo, come tutti sanno, di Benedetto Croce, approda poi a una valutazione della storia d'Italia dall'unità all'età giolittiana, sostanzialmente convergente con la storia d'Italia di Benedetto Croce. E sotto questo profilo, anche sotto questo profilo, io penso che Salvemini occupi un posto rilevante che non può essere ignorato dell'approdo al liberalismo di personalità che, come appunto Salvemini, erano state prima, come dire, di ispirazione marxista o comunque democratica in senso radicale. Calogero, anche qui condivido le considerazioni dell'amico Confrancesco, perché secondo me, parlando del liberalismo italiano, bisogna non perdere di vista i rapporti fra i liberali italiani e i liberal-socialisti. Ora, il liberal-socialismo italiano ha avuto due esponenti completamente diversi.
Uno è stato Rousseau. Il socialismo liberale di Rosselli è un libro importante in cui Rosselli critica a fondo il marxismo, critica a fondo in modo aspro l'Unione Sovietica e così via, ma poi sostiene una tesi sconcertante, che non ha nulla a che fare con il liberalismo, e cioè che la società borghese cova nel proprio seno il fascismo e porta inevitabilmente al fascismo, come se la società liberale inglese avesse covato nel suo seno il fascismo e fosse approdata al fascismo. Ora, rispetto a queste posizioni, Calogero si differenzia in modo netto. Si differenzia in modo netto e i suoi ideali sono giustizia e libertà, ma attenzione, non ci può essere giustizia senza libertà. Non ci può essere giustizia senza la proprietà privata, senza le libere energie individuali, senza i partiti politici, senza i sindacati e via dicendo. E quindi in questo modo Calogero ha espresso una concezione sostanzialmente liberale, anche se la sua preoccupazione per la giustizia sociale era tale da fargli definire la propria concezione liberal socialista. Bobbio. E qui io mi rendo conto che la personalità di Bobbio è una personalità complessa che ha attraversato varie fasi. Io nel mio libro ho distinto sostanzialmente due fasi della riflessione di Bobbio. Una prima fase, che poi è sostanzialmente quella di politica e cultura, una prima fase in cui Bobbio nulla o assai poco a che fare con il liberalismo. Subisce in modo massiccio l'influsso del marxismo, dice che nell'URSS e nelle cosiddette democrazie popolari sono state effettuate profonde riforme sociali, dice che in quei paesi la democrazia, sì, certo, non è una democrazia liberale, però è una democrazia progressiva. Poi c'è il secondo Bobbio, quello successivo al 56. Ecco, il secondo Bobbio è un Bobbio che riprende alcuni motivi fondamentali del pensiero liberale e della cultura liberale. Io vorrei ricordare a questo proposito i bellissimi articoli saggi che poi egli raccolse in volumetto, pubblicati su Mondo Operaio, in cui criticava acerbamente i marxisti, i comunisti e così via. Con una serie di obiezioni mutuate sostanzialmente da Kelsen e da Weber. D'altro canto, come ha ricordato l'amico Cofrancesco, Bobbio è autore anche ai tempi di politica e cultura. C'è un saggio in questo senso in politica e cultura intitolato Croce e il liberalismo, in cui Bobbio fa una critica assai profonda alla concezione liberale di Croce e dice: no, il vero liberale non è stato Croce, è stato Einaudi. Ecco, io credo che per esempio quel saggio intitolato Croce e il liberalismo sia ancora oggi un saggio fondamentale per la cultura liberale e che mantenga tutta la sua attività. D'altro canto, poi, noi dobbiamo a Bobbio dei contributi fondamentali per quanto riguarda la ricostruzione del pensiero liberale. Bobbio è autore di due grandi libri che hanno avuto una grandissima importanza per la mia generazione, che sono stati pubblicati da Giappichelli. Uno è su Locke, sulla concezione liberale di Locke, e l'altro è
su Kant, le due libertà di Kant, come ha ricordato l'amico con Francesco. Quindi anche sotto questo profilo il secondo Bobbio, la seconda fase della meditazione di Bobbio è una fase che ha dato contributi di grandissimo rilievo alla ricostruzione della cultura liberale. E d'altro canto, sì, certo, l'amico Francesco ha ricordato la recensione assai positiva che Bobbio scrisse del libro di Antonio Giolitti, Riforma e Rivoluzione. Però è anche vero che Bobbio combatté tenacemente, anche con articoli sulla stampa di Torino, combatté tenacemente la concezione di Berlinguer sulla terza via. Non c'è una terza via, diceva Bobbio, come ha ricordato l'amico con Francesco, ma le vie sono solo e soltanto due. Una è la via dittatoriale e totalitaria e l'altra è la via liberal-democratica. Sì, certo, l'amico con Francesco ha ragione. In questa scelta che io ho fatto potevano essere inclusi anche altri pensatori, anche se io ritengo che personalità come Abbagnano, come Are e così via, che hanno avuto grandi meriti, non abbiano lo spessore teorico ai fini del liberalismo per includerli nella scelta. Mi è stato rimproverato anche di non avere incluso Pannunzio. Ora, Pannunzio ha avuto un'enorme importanza nella storia della cultura liberale italiana, ma ha avuto un'importanza fondamentale non con saggi propri, bensì col Mondo, che certamente è un settimanale stupendo e che fu una sua creazione. Io ho illustrato, ho cercato di illustrare, il significato del settimanale Il Mondo nella cultura italiana del secondo dopoguerra e l'ho fatto in un mio libro intitolato Storia della Prima Repubblica, una democrazia difficile, storia della Prima Repubblica. Ecco, vorrei poi aggiungere una cosa importante per quanto riguarda Croce e per quanto riguarda il rapporto Bobbio-Croce. Ora, Croce resta sicuramente un gigante, e non solo come pensatore filosofo, ma anche come teorico del liberalismo. Direi che il contributo fondamentale di Croce al liberalismo non è tanto la sua concezione della storia come storia della libertà, ma, come diceva l'amico Francesco, è di avere concepito la realtà come dialettica dei distinti, questo per un verso, e per un altro verso di essere stato un pensatore, questo io credo che si debba concederlo, antimetafisico. E a questo proposito vorrei ricordare un saggio stupendo che Bobbio scrisse nel 1962 per il decimo anniversario della morte di Croce, in cui saggio che mi pare è stato ristampato in quel libro di Bobbio, Italia civile, in cui Bobbio mostrava una cosa di grandissima importanza, e cioè che Croce concepiva la sua filosofia dello spirito come riflessione sulla storia e come metodologia della storiografia. Ecco, anche questo Croce, che naturalmente è un Croce radicalmente opposto
a Giovanni Gentile, anche questo Croce, io credo che sia un pensatore di grande, di grandissimo rilievo e al quale noi oggi dobbiamo molto ai fini di una cultura liberale. Mi fermo qui. Grazie professor Bedeschi, prima di lasciare magari la parola al professor Scudamiglio, così anche per inquadrare ciò di cui stiamo parlando, e in Audi, perché siamo, ci siamo concentrati probabilmente su gli autori su cui siamo in qualche modo in una punta di dissenso sull'essere inseriti o meno. Credo che Einaudi sia nei maestri del liberalismo dell'Italia repubblicana è assolutamente in dubbio. Se ne fossi capace vorrei scrivere un inno alla discordia, alla lotta, alla disunione degli spiriti. Perché dovrebbe essere un ideale pensare e agire nello stesso modo? Quale mai ragione sostanziale vi è perché lo Stato debba avere un proprio ideale di vita a cui debba napoleonicamente costringere gli uomini a uniformarsi? Il bello, il perfetto, non è l'uniformità, non è l'unità, ma la varietà e il contrasto. L'aspirazione all'unità, all'impero di uno solo è una vana chimera. È l'aspirazione di chi non ha un'idea, di chi persegue un ideale di vita e vorrebbe che gli altri, che tutti, avessero la stessa idea e anelassero verso il medesimo ideale. Egli una sola cosa non vede, che la bellezza del suo ideale deriva dal contrasto in cui esso si trova con altri ideali, che a lui sembrano più brutti, dalla pertinacia con cui gli altri difendono il proprio ideale e dalla noncuranza con cui molti guardano tutti gli ideali. Se tutti lo accettassero, il suo ideale sarebbe morto. Un'idea, un modo di vita che tutti accolgono non vale più nulla. Questo serve anche a smontare spesso questa concezione, come dire, del liberalismo come un pensiero dei gentiluomini, in qualche modo delle persone di buoni studi, educate, posate, eccetera, e che quindi puntano al consenso unanime. No, ci deve essere giustamente il contrasto, la lotta, come dice Einaudi, anzi, questa è veramente la ricchezza, il fermento della società e del pensiero liberale. Giuseppe Maranini, anche lì credo che siamo d'accordo tutti nel doverlo inserire. Sull'idea liberale sono state scritte biblioteche, ma ciò che le è assolutamente essenziale si può esprimere in tre righe. Il liberalismo e la democrazia liberale, suo estremo sviluppo, si fonda tutto sul riconoscimento del valore sacro della persona umana. Tutto ciò che opprime il libero svolgimento della personalità umana è illegittimo e non è nemmeno efficace. La capacità di resistenza e di sopravvivenza delle società fondate sul dibattito e sul consenso è infinitamente maggiore di quelle delle società fondate sull'obbedienza e l'autorità, anche se queste, vedute dall'esterno, possono sembrare monolitiche. È così, come dire, ci riconduciamo anche a quello che è, credo, il nucleo fondante a cui tutti facciamo riferimento. Credo che il professor Scognamiglio voglia magari fare un secondo intervento, una sorta di replica agli interventi dei dati due relatori, poi faccio io una domanda. Volentieri, no, io più che una replica vorrei proseguire con qualche riflessione, non prima però di avere detto che questi dibattiti sono straordinariamente utili sia per chi li ascolta e basta, perché arricchiscono di contenuti, di sapere, di riflessione, in una misura che oggi è difficile trovare in tante altre occasioni, arricchiscono anche molto chi prende parte alla discussione, naturalmente non sempre, diciamo, gli argomenti che si ascoltano sono considerati del tutto convincenti. E questo può dipendere da alcuni pregiudizi, diciamo. E questi pregiudizi consistono nel fatto che mentre tutti noi abbiamo avuto, chi più chi meno naturalmente, un'educazione quel tanto cattolica da considerare il ravvedimento una virtù, senza discussione, ecco, io quando frequentavo le chiese cattoliche ascoltavo con particolare simpatia quando veniva raccontato della quasi eresia giansenista, che invece distingueva tra coloro che hanno, seguendo Agostino, diciamo, coloro che hanno la grazia e coloro che non ce l'hanno, e pur non mettendo assolutamente in dubbio la virtù del pentimento, però ritenevano che tutto sommato quelli che non hanno avuto bisogno di pentirsi fossero alla fine migliori degli altri.
E questo è anche il mio pensiero per quel che riguarda la galleria dei maestri del pensiero del liberalismo. Però vorrei approfittare ancora di 5 minuti per venire sulla questione che è stata richiamata in più interventi, a cominciare da quella del nostro conduttore Maggi, la polemica tra Coce e Einaudi. Intanto sono grato al collega Bedeschi per la citazione che ha fatto proprio di Bobbio, che dice: ma il vero liberale era Einaudi, perché è anche quello che io penso, e dirò il perché. Croce era un, non c'è bisogno che lo dica ai due colleghi naturalmente, ma lo ricordo a quelli che possono anche non saperlo, era un filosofo idealista e aveva della libertà un concetto appunto idealistico, tale per cui considerava che in fondo l'aspetto della quella che gli inglesi chiamano, quella che Smith chiamava expediency, gli espedienti, cioè l'economia. Credo che qui sia stato detto più volte che l'economia nasce da un capitolo del corso di filosofia morale di Adam Smith, che si chiama appunto expediency, che viene dal latino, non viene dall'espediente del dialetto napoletano. Viene dal latino expedio, che vuol dire quello che vale la pena di fare, insomma, cioè le cose utili da fare. Ecco, lui considerava che l'economia è un espediente, una tecnè, una cosa di cui un filosofo non è il caso che se ne occupi, perché in fondo quello che conta è la libertà politica, la libertà dell'individuo, eccetera. E Einaudi, Bedeschi lo scrive molto bene, ci sono perlomeno due Einaudi. Il primo è Einaudi che va fino all'avvento del fascismo, grosso modo, alla grande riflessione che l'avvento del fascismo comportò in Einaudi, che è essenzialmente un grande divulgatore direi soprattutto di John Stuart Mill, anche se lui conosceva benissimo Smith. Io ho avuto modo di vedere lo studio che lui fece prima che fosse pubblicata in Inghilterra la classificazione e la catalogazione della biblioteca di Adam Smith. C'è uno studio nella biblioteca di Luigi Einaudi sulla biblioteca di Adam Smith, che è una cosa meravigliosa. Lui conosceva benissimo i classici, ma era soprattutto un grande divulgatore. Poi c'è stata la grande riflessione indotta dal fascismo, dalla necessità di lasciare l'insegnamento e così via, dalle peripezie che subì fino a... E c'è un secondo Einaudi che si esprime nelle lezioni di politica sociale e si esprime negli articoli scritti da lui nella Costituzione, che sono l'articolo 81, l'articolo 40, 49, se non ricordo male, quello sul risparmio, sull'accesso diretto alla proprietà azionaria delle imprese. Questo secondo Einaudi è un Einaudi più profondo, un Einaudi che considera che non è affatto indifferente, anche per la filosofia e soprattutto non lo è per la politica, conoscere e decidere sulle modalità della produzione e della distribuzione della ricchezza. È una riflessione importante che lo portò al contrasto con Croce, ed è testimonianza del grande senso di autovalutazione di Einaudi, che di fronte a un grande filosofo come Croce decide di cedere nella polemica e dire che, insomma, se questo lo dice Croce, vuol dire che devo accettarlo, anche se non sono affatto convinto che questo sia il modo giusto di vedere le cose. E questo Einaudi, che è straordinariamente moderno ed è l'Einaudi di quello che in Germania si chiama ordoliberalismo,
e del liberalismo sociale, ma non nel senso di Rosselli e neanche del primo Salvemini o del primo Bobbio o dei primi in versione degli autori che sono stati citati. Questo Einaudi è un Einaudi molto maturo, molto è il vero portatore delle idee liberali, che sono anche delle idee popolari. E devo dire che la storia gli ha dato ragione, perché se il grande errore di Gorbaciov fu quello di concedere un po' di libertà politica senza poter concedere la libertà economica, perché non lo poteva fare, perché c'erano fabbriche enormi e non c'era la concorrenza, non c'era il mercato in Russia. E questo portò allo sfacelo dell'impero sovietico. L'esperienza cinese dimostra che in fondo un po' di libertà economica può coesistere con la non libertà politica e che quindi la tesi di Croce va casomai capovolta, dove si può dire che la libertà economica in certi casi può anche prescindere dalla libertà politica. Ma io penso e spero che questa sia un'eccezione. Questo era solo per dire che ho apprezzato la citazione di Bobbio che è stata fatta dal collega Bedeschi e che ho apprezzato tutte le considerazioni che sono state fatte, sia quelle che erano assonanti alle mie, sia quelle che erano dissonanti invece da quelle che avevo espresso. Io volevo prima poi di cedere la parola a una persona che insomma ci segue da sempre e fa domande puntuali. Volevo cercare di fare l'elenco, perché credo che il professor Bedeschi in qualche modo se lo aspetti in serate come queste, no? Quelli che avrei inserito io a vario titolo e che secondo me mancano, nell'ordine dell'importanza, diciamo, crescente. Sicuramente Gobetti, della rivoluzione liberale, sarebbe potuto essere messo, se ragioniamo dal punto di vista di politici e quindi per Ma non della Repubblica, però, perché allora anche sì, ha ragione, su quello sì. Sicuramente per sottolineare anche l'importanza della compatibilità tra la religione e in qualche modo il pensiero liberale, Don Luigi Sturzo. Credo che leggere alcuni passi di alcuni scritti di Don Luigi Sturzo sulla libertà economica credo che siano una straordinaria fonte. Alcuni passi di? Di Don Luigi Sturzo, sulle malavesti, esatto. Quindi credo che ci potesse tranquillamente rientrare. Se si parla di divulgatori, di giornalisti, ma allora forse colui quale tra le varie cose del nostro piccolo ci tenne a battesimo, ovvero Piero Ostellino, come divulgatore, come giornalista, forse avrebbe potuto essere messo. Come economista e come divulgatore, io personalmente nel mio piccolo sono diventato liberale leggendo Antonio Martino e Sergio Ricossa sul giornale, Matteucci e Matteo tra gli altri, ma insomma Sergio Ricossa credo che possa tranquillamente rientrare o debba tranquillamente rientrare tra i maestri del liberalismo italiano. Ma come le dicevo, in ordine crescente, personalmente credo che la più grossa mancanza, la più grossa lacuna, mi consentirà l'autore, è non aver inserito Bruno Leoni, insomma, per mille motivi, anche perché anche oggi è considerato anche all'estero, insomma, come un grande, del pensiero liberale, come un rifondatore in qualche modo del liberalismo del Novecento. Quindi volevo sentire dall'autore le varie personalità, i vari nomi che le ho sottolineato, se sono stati ponderati, se sono stati esclusi per vari motivi, se non li condivide, insomma, una curiosità mia. Quindi, nell'ordine, Gobetti lo escludiamo per il motivo che ha giustamente detto il professor Scognamiglio, ma Ricossa, Ostellino, Sturzo e Bruno Leoni. Guardi, sa, alcuni dei nomi che lei ha citato sono nomi di personalità interessanti, ma personalità minori naturalmente rispetto a quelli che io ho definito i maestri del liberalismo. Su Leoni si può discutere.
su Leone si può discutere, ma in me ha prevalso la critica che a Leone è stata rivolta da più parti, cioè che sostanzialmente rispetto ad Hayek Leone non ha detto nulla di buono. Ecco, questo è la, beh, questa è una critica che è stata rivolta da autorevoli critici a Leone. Ma detto questo, io vorrei rifarmi a un punto sollevato dal presidente Scognamiglio relativo ad Einaudi. Cioè, in Einaudi c'è come elemento centrale della sua concezione il mercato. Il quale mercato deve essere un mercato libero, di cui poi la critica fermissima di Einaudi, non solo, come ovvio, al comunismo, ma anche al monopolismo. Ecco, ma direi che una preoccupazione fondamentale in Einaudi, e qui mi riconnetto a quanto ha detto, secondo me, giustamente il presidente Scognamiglio, è quella di assicurare a tutti i giovani uguali punti di partenza. C'è una, non per nulla, un importante libro, come ha ricordato il presidente Scognamiglio, di Einaudi, Lezioni di politica, di politica sociale. Einaudi voleva la tassazione sui patrimoni, sulle eredità, Einaudi voleva che tutti i giovani avessero uguali punti di partenza, e Einaudi era assolutamente favorevole al welfare, cioè la società liberale doveva assicurare a tutti assistenza medica, assistenza ospedaliera, le pensioni e via dicendo. Ecco, questa dimensione, per esempio, in Croce non si trova. Si trova in Einaudi questa preoccupazione che, fra virgolette, definirei di giustizia sociale, in Croce non si trova, mentre si trova in Einaudi. Anche sotto questo profilo, secondo me, Einaudi resta il più grande pensatore liberale italiano. Come ho detto, condivido in pieno questo giudizio. Volevo sapere, intanto l'ho chiesto all'autore, se posso avere la risposta anche dal professor Francesco, dal professor Scognamiglio, delle quelle che personalmente avrei inserito, ovvero appunto Leone, Stutto, Ricossi e Ostellino. Professor Francesco? Non ho capito, scusi. Se condivide o no le lacune che secondo, le lacune, insomma, le persone che io avrei aggiunto, ovvero Don Luigi Sturzo, Sergio Ricossa, Piero Ostellino e Bruno Leone. No, sicuramente Luigi Sturzo andrebbe incluso in una storia del liberalismo italiano. Lo metterei come Colletti in appendice, perché in realtà, ecco, Sturzo è un pensatore cattolico, no? È il fondatore del Partito Popolare Italiano, no? Che aveva molti punti in comune col programma liberale classico, però ne aveva anche altri che erano soprattutto rivolti ai problemi particolari, problemi spirituali, politici, etici, dell'elettorato e della Chiesa cattolica. Condivido quanto Bedeschi ha detto sulla statura minore di alcuni giornalisti e saggisti liberali che lei ha ricordato. Uno di questi in particolare era amico quasi fraterno mio e di Bedeschi, mi riferisco a Piero Ostellino. E mi pare anche giusto il rilievo che lei ha fatto su Ricossa, nel senso che, se vogliamo citare, ecco, tutti quanti i teorici liberali dell'Italia repubblicana, hanno forse
un capitolo su Ricossa, pur non essendo stato però un pensatore molto originale, ma sicuramente era un grande conoscitore e divulgatore di teorie liberali. Non dimentichiamo che il dizionario di economia della UTET lo ha fatto lui, no? Su Leoni sono d'accordo con quanto ha detto Bedeschi, però con una chiosa. Cioè, io forse sono un liberale ottocentesco, per me lo Stato non è un nemico, come dice Jay Nock in un volume pubblicato anche in italiano da Liberi Libri. Ecco, senza lo Stato moderno non ci sono le libertà civili moderne, no? Per banalizzare, senza Hobbes non c'è Locke, no? E i liberali dell'Ottocento avevano molto forte il senso dello Stato, che in Bruno Leoni manca totalmente, perché nei suoi scritti Bruno Leoni arriva a dire che l'unico diritto serio è il diritto privato, perché l'unico diritto serio è quello che fissa i contratti liberi e non coatti che i privati fanno tra di loro. Ora, questo è molto libertario, non voglio dire liberista per non offendere nessuno, però non è questo il liberalismo classico al quale penso io. Vorrei fare una piccola aggiunta, che forse è un po' l'ora di prendere in considerazione anche altre culture liberali, non solo quella inglese, no? Per esempio Raymond Aron. Se c'è un pensatore liberale con una statura che va oltre i confini dell'esagono, questo è Aron, no? E Aron ha scritto una critica, a mio avviso, esemplare del pensiero di Hayek, che è stata anche pubblicata in italiano da Ideazione, no? Se non sbaglio, con una su iniziativa di Piero Craveri, no? A questo punto uno mi dirà, certo, il nipote di Benedetto Croce non poteva non apprezzare la critica di Aron ad Hayek. Direi la Francia ha avuto anche altri grandi, notevoli, se non grandi, pensatori liberali. Penso ad esempio a Bertrand de Jouvenel, no? E nell'Ottocento ha espresso il grandissimo Benjamin Constant. Però vorrei sottolineare un altro punto, cioè io ho un po' l'impressione, e in questo penso di trovare gli altri amici in disaccordo, che il contrasto tra Einaudi e Croce sia stato esagerato. Luigi Firpo, che detestava Croce e che pubblicò una raccolta di lettere di Croce a Einaudi e di Einaudi a Croce, ecco, nella prefazione ricorda che la cosa che più lo colpì andando nello studio di Einaudi fu vedere dietro la scrivania di Einaudi non una, ma l'intera opera di Benedetto Croce. Ora, se un autore come Einaudi all'intera opera di Benedetto Croce, beh, vuol dire che forse non era un antiliberale o comunque non era lontanissimo poi dalle sue posizioni. Ricordo che nel dopoguerra, quando si trattò di conservare o di smantellare l'IRI, chi è che fu a favore dell'IRI? Croce o Einaudi? Fu Einaudi. Mentre Croce, in questo senso, da buon liberista, avrebbe voluto smantellare tutto, aziende di Stato, aziende tra l'altro create dal fascismo, eccetera, privatizziamo tutto, liberiamoci di tutto. Beh, non è un episodio tutto sommato secondario, ma mostra che in fondo
Sì, il contrasto c'era perché c'erano due filosofie diverse a confronto e tra gli enormi errori, secondo me, di Benedetto Croce fu anche quello di sottovalutare il valore teorico del liberalismo inglese, perché nella storia d'Europa dice espressamente che gli inglesi, ecco, hanno praticato il liberalismo, ma la teoria vera del liberalismo non è nata in Inghilterra. Ma a parte questo, secondo me è una storia un po' lontana che dovrebbe essere ripresa in mano e rivisitata, ecco, senza quei fossati ideologici con cui poi è stata ricostruita, no? Volevo sottolineare due cose e poi lascio la parola a Lisa Kinsberger. Primo è che a Ron, come credo sappi, abbiamo dedicato anche noi una serata all'oppio degli intellettuali, tipo a cui fa riferimento è esattamente il questo. Concetto. Ho staccato la telecamera per andare a recuperarlo. E quindi, dopodiché, credo che definire, mi consentirete, Bruno Leoni, come dire, non originale, basterebbe leggere l'omaggio del quaderno del politico quando morì Bruno Leoni e l'omaggio che gli fece Hayek considerando la libertà e la legge come fonte di ispirazione e che gli fece anche cambiare idea su molti punti, credo che insomma, sia quantomeno ingeneroso al netto del volerlo inserire o meno. Professor Scognamiglio, la stessa domanda la faccio a lei, i quattro che ho citato e poi lascio la parola a Lisa, ovvero Sturzo, Ricossa, Ostellino e Bruno Leoni. Ripeto, se il criterio è quello di usare una definizione estensiva del liberalismo, così come fece ironicamente Keynes nel saggio che ho ricordato, è mai al libro, dove si è liberali per differenza, diciamo, dato che non si è altro, si è liberali. Allora certamente i nomi che lei ha fatto sono nomi che meritano di figurare. Sturzo certamente sì, va certamente in appendice come è stato messo con Letti, certo non sarebbe lui il primo a non voler stare nella categoria dei grandi maestri del liberalismo italiano. Sugli altri nomi direi forse quello più originale era Ricossa, direi, perché Ricossa era un grande divulgatore di idee che era però più oltranziste e ironiche, che tenevano conto della difficoltà del contesto in cui venivano calate. Mentre Friedman parlava a un auditorio sostanzialmente favorevole alle sue tesi perché era stanco del neo-keynesianesimo e comunque dell'interventismo statale, delle regolamentazioni, eccetera. E quindi parlava, Ricossa era nella posizione in cui si trovavano anche gli altri compagni di sventura, cioè citati qui, Matteucci, Sartori e Romeo, era un controcorrentista e lo faceva in un modo talmente magistrale, talmente spiritoso, nel senso più nobile del termine, cioè pieno di spirito, cioè di brillantezza. Cioè, vorrei tradurre meglio la parola inglese witty, insomma. Ricossa indubbiamente è un personaggio che meriterebbe di essere ricordato nella galleria di coloro a cui dobbiamo qualche gratitudine. Grazie, infatti noi l'abbiamo ricordato, visto che c'era l'anniversario quest'anno, sono 5 anni che è mancato, e abbiamo presentato Straborghese, ma insomma basterebbe anche leggere il libretto I pericoli della solidarietà per capire appunto il suo sarcasmo, la sua scrittura
Ho dimenticato Ostellino. Ostellino anche era un uomo spiritosissimo e ha avuto il grande merito di parlare male dell'Unione Sovietica quando nessuno aveva il coraggio di farlo. Siccome sono riuscito a trovare l'omaggio che appunto fece Hayek in occasione della morte di Bruno Leoni, ne volevo leggere solo un pezzo. Egli mostrò che una caratteristica delle regole di giusta condotta che emergono dal processo spontaneo di formazione del diritto è che queste norme erano essenzialmente negative, regole tendenti alla determinazione di una sfera protetta per ciascun individuo e rappresentative come tali di un'effettiva garanzia di libertà individuale. Come per altri pensatori profondi, è Hayek che parla, il compito del diritto non era per lui tanto quello di creare giustizia, quanto quello di prevenire l'ingiustizia. E con l'accento sulla regola aurea, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, una regola che, come egli teneva a sottolineare, il confucianesimo ebbe in comune con il cristianesimo, egli suggeriva un criterio ugualmente, chiedo scusa, ugualmente negativo della giustizia delle norme giuridiche, con l'applicazione coerente del quale potremmo sperare di avvicinarci sempre di più alla giustizia. O dopo aver ricordato, come dire, credo, Bruno Leoni, volevo lasciare la parola a Lisa Kingsberg per un motivo molto semplice. È una studentessa che ogni volta che facciamo una serata in occasione dei classici, come dire, si collega, fa una domanda e, come dire, evidentemente, avendo mancato, Lisa, hai la possibilità di intervenire se vuoi, l'ho già promossa a membro. Avendo mancato, dato buca, non lo so, a Menghir la settimana scorsa, probabilmente con un po' di senso di colpa, scherzo, questa sera con i maestri del liberalismo in Italia repubblicana ho voluto essere presente. Quindi ti cedo volentieri la parola e ti ringrazio, anche perché uno degli obiettivi, ci tengo sempre a sottolinearlo, è cercare di diffondere il pensiero liberale ai ragazzi. Lisa è molto giovane, molto curiosa e già molto una vorace lettrice del pensiero liberale. A te. Grazie mille. Probabilmente settimana scorsa gli ultimi esami stavano pesando. Comunque, allora, prima di tutto, grazie mille ovviamente sempre della serata e dei relatori. Io probabilmente parto da una letteratura, diciamo, diversa, per cui sentir parlare di giustizia sociale e di liberalismo, diciamo, all'inizio è sempre un po' antitetico, diciamo, perché ho più una formazione magari di liberalismo austriaco, la scuola austriaca, eccetera. E quindi avrei due domande principalmente. La prima è se abbiamo avuto a questo punto grandi liberali come Croce, Einaudi, Bobbio, Salvemini e altri quindi esponenti che occupavano posizioni intellettuali così importanti all'interno dello Stato dopo il fascismo. Mi chiedo come mai non siamo riusciti a capitalizzare, diciamo, questa eredità culturale, cioè in Italia alla fine tendiamo sempre la mano allo Stato, senza accorgerci che però, diciamo, alla fine, rinunciando alle nostre libertà, rinunciamo un po' anche al futuro. E sono riusciti questi liberali davvero a porre dei limiti all'estensione del potere dello Stato negli anni precedenti? Perché è come se in Italia, soprattutto nei periodi di crisi, non lo so, tentassimo di dimenticarci che la scarsezza esiste, cioè comunque a noi piacciono gli aiuti a pioggia, ci piacciono i sussidi e questo ci piace, non lo so, tradizionalmente, da sempre. E allora, cioè, però l'essenza del pensiero liberale, secondo me, è proprio questa, che c'è la scarsità e bisogna fare i conti con la scarsità. Però noi ce ne dimentichiamo. Allora quello che mi chiedo è se questi che annoveriamo come liberali fossero davvero liberali e se sì, come mai non si è concretizzato nulla? Cioè forse alla fine il liberalismo non è nato in Italia e quindi noi che cosa vogliamo inventarci in un certo senso? E la seconda domanda invece è se forse il liberalismo, proprio dal momento in cui è un termine così vago, se andiamo da Smith a Keynes addirittura, e cioè con questo termine liberalismo, forse qualche volta finiamo quasi per pensare che abbracci tutta quella che è la tradizione occidentale del pensiero politico, magari evitando Marx e Engels. Cioè mi sembra un concetto così vago e quindi chiedo per rendere, diciamo, attraente, attrattivo anche per i giovani questo liberalismo. C'è bisogno di un messaggio univoco e di una certa concretizzazione. E se
lo utilizziamo con un termine così vago, non capisco che cosa possiamo trarne. Scusate, le domande erano tipo lunghissime, però... Erano lunghissime, ma come al solito dense, è frutto di un'articolazione di pensiero che non è comune ai tuoi coetanei, quindi ti ringraziamo. Professor Bedeschi, credo che sia il caso che inizi lei a rispondere. Beh, non ho molto capito il senso delle domande che sono state fatte. Se lei le potesse riassumere, forse qualche parola la perdo anche, perché non ho... ecco, lei la potrebbe riassumere? Sì. Qual è le due domande che la... Vai Lisa, vai tu che fai prima. Va bene, allora la prima è, se abbiamo avuto tutti questi liberali come Einaudi, Croce, certo, e Bobbio negli anni precedenti, che comunque occupavano posizioni importanti dal punto di vista intellettuale all'interno dello Stato, mi chiedo come mai allora in Italia continuamente la tradizione è quella per cui durante i periodi di crisi vogliamo sussidi, vogliamo interventismo statale. Cioè, come mai non siamo... Ok, prima domanda. La seconda domanda è come fa ad essere reso attraente il termine liberalismo, soprattutto, cioè in generale, soprattutto ai giovani, se poi andiamo ad abbracciare come autori liberali autori che vanno da Smith a Keynes, che possono, diciamo, riassumere tutta il pensiero occidentale, magari togliendo semplicemente Marx e Engels. Cioè mi sembra un concetto troppo vago per essere comunicato in modo univoco. Beh, dunque, per quanto riguarda il primo punto che lei ha sollevato, io vorrei ricordare una cosa fondamentale della nostra storia repubblicana, e cioè che la Democrazia Cristiana ha governato a lungo questo paese, ma la personalità più eminente della Democrazia Cristiana, De Gasperi, era un cattolico di ispirazione liberale, e non per caso si avvalse della collaborazione fondamentale sia come governatore della Banca d'Italia, sia poi come ministro dell'economia, sia poi come presidente della Repubblica, di Luigi Einaudi. Ora, tutto questo ha fatto sì che l'Italia sia stato uno dei paesi più liberi d'Europa, più liberi sotto il profilo della libertà delle opinioni, sotto il profilo del confronto ideologico, politico e così via. Questo secondo me è una cosa che non va dimenticata. Per quanto riguarda il secondo punto, sì, all'interno del liberalismo ci sono varie corrente, del resto poi anche in questo mio libro in cui mi occupo dei liberali italiani ci sono accentuazioni diverse, ci sono in parte ispirazioni diverse. E però c'è un punto fondamentale che unisce tutti i pensatori liberali. E cioè, direi, con un passo che prima l'amico Maggi ha letto, ma lo vorrei ripetere, un passo di Maranini che dice: sull'idea liberale sono state scritte biblioteche, ma ciò che le è assolutamente essenziale si può esprimere in tre righe. Il liberalismo e la democrazia liberale, suo estremo sviluppo, si fonda tutto sul riconoscimento del valore sacro della persona umana. Tutto ciò che opprime il libero svolgimento della personalità umana è illegittimo e non è nemmeno efficace. La capacità di resistenza e di sopravvivenza delle società fondate sul dibattito e sul consenso è infinitamente maggiore di quella delle società fondate sull'obbedienza e l'autorità, anche se queste, vedute dall'esterno, possono sembrare monolitiche. Ecco, con queste parole, secondo me, Maranini ha espresso molto bene l'ispirazione fondamentale di tutti i pensatori liberali, e io penso che questa sia una eredità intellettuale che noi dobbiamo assolutamente non disperdere. Professor Francesco, vuole rispondere anche lei a Lisa?
Intanto, se il nostro moderatore mi consente, vorrei fare una chiosa a quanto da lui detto su Bruno Leoni. Io non ho nessun dubbio nel riconoscere la rilevanza teorica di Bruno Leoni. D'altra parte, io debbo gran parte della mia formazione alla sua scuola di Pavia, non come forse Maggi sa. Però Bruno Leoni c'è un punto fondamentale, cioè che lo Stato è un nemico e questo è incompatibile con il liberalismo ottocentesco, è incompatibile con il liberalismo della destra storica, con il liberalismo di Giolitti, con il liberalismo di Croce e direi anche col liberalismo di Einaudi, perché Einaudi in una bellissima pagina sul mercato di Dogliani dice, ecco, c'è quello che vende, quello che compra, quello eccetera eccetera, ma tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse il pennacchio dei due carabinieri in fondo che controllano l'andamento del mercato, se non ci fossero i tribunali, se non ci fossero le caserme, se non ci fossero le leggi del codice penale. E questo, in questo Einaudi era un liberale ottocentesco, c'è poco da fare. E la scuola di Bruno Leoni, la più recente scuola di Bruno Leoni, vede nello Stato, ecco, il grande tiranno. D'altra parte anche la brutta figura che stanno facendo passare il povero Draghi per una specie di Stalin perché impone il Green Pass eccetera, ma sono fesserie, cioè sono fesserie per un liberale che ha il senso, ripeto, ottocentesco delle istituzioni. Quanto poi a quello che diceva la gentile Lina Kinsberger, il liberalismo in Italia è nato sempre su posizioni, possiamo dire, di minoranza, anche perché il grande processo storico che noi chiamiamo Risorgimento non ha visto i liberali in primo piano, ma ha visto i liberali come tamponatori, ecco, di movimenti insurrezionali, anarcoidi, socialisti, garibaldini, mazziniani, eccetera, che hanno trasmesso all'Italia del Novecento, ecco, l'idea dell'incompiutezza. No? Ci dovevano fare grandi cose, non si è fatto niente, no? Ahi, non per questo, ecco, cantava Giosuè Carducci, un poeta che tra l'altro a me è molto caro, ma che dello Stato liberale non aveva capito nulla. Non... Dice, ahi, non per questo dal fatal scoglio di Quarto salparono quei garibaldini alla conquista della Sicilia. E io ho fatto un piccolo studio sugli intellettuali dell'Ottocento. Ebbene, trovarne uno liberale è come trovare l'ago nel pagliaio, non sono tutti contro. Non? Pensi per esempio a Gabriele D'Annunzio, pensi a Giovanni Pascoli, la grande proletaria si è mossa. Gli unici liberali italiani del Novecento si ritrovano tra i giuristi e tra gli economisti. Poi il resto, cioè quello che dà, diciamo, che dà il senso comune alla società civile, non era liberale. Il fascismo non ha fatto altro che approfondire il fossato, no? Perché il fascismo è stato sostanzialmente un socialismo nazionale. E quando è morto come nazionale, è sopravvissuto come socialismo, sicché molti dal partito fascista passavano tranquillamente al partito socialista o comunista, ecco, pensando che questo è il socialismo reale, quello di Mussolini era socialismo di cartone, erano buffonate, eccetera. Cioè già l'idea, ecco, dell'identificazione del regime fascista con la buffonata
era quello che giustificava poi il passaggio, ecco, al comunismo e al socialismo. Dice: questa volta facciamo sul serio, questa volta Italia proletaria e socialista deve essere effettivamente, ecco, il nuovo attore storico della penisola. Quindi dice giustamente Lisa, che si vede che ha una bella cultura in fatto di liberali italiani. Di liberali italiani ce n'erano tanti. Lisa, mica tanti poi, non... ce n'erano un po', non... ma il resto, la maggioranza, erano cattolici, socialisti, comunisti, e c'erano anche degli avanzi della cultura fascista, no? Oltretutto, ma sarebbe un discorso che andrebbe troppo per le lunghe, noi abbiamo avuto due grandi figure liberali, Mario Pannunzio e Giovanni Malagodino. E beh, questi qua si odiavano. Ecco, cioè questi due poli che potevano essere i poli dialettici del liberalismo italiano si detestavano. Quando Pannunzio parlava di Malagodi, ne parlava come di un avversario, ma assai più avversario rispetto ai socialisti, rispetto a qualche comunista sedicente liberale, eccetera. E anche questo la dice lunga: erano quattro gatti, e quei quattro gatti tra di loro erano pure divisi. No? L'azione dei quattro gatti di Ostellino è quanto credo che era l'espressione preferita di Pietro, i quattro gatti liberali. Sì, era sempre nei suoi editoriali, insomma le nostre serate servono anche almeno a raddoppiarli. No, scherzo, è che molto di più fortunatamente. Professor Scognamiglio, anche lei vuole rispondere a Lisa? Beh, in questo caso direi che più che quattro gatti erano quattro polli, quelli di Renzo, che si beccavano fra di loro. Ma questo succede sempre quando le dottrine sono in declino, no? Le eclissi degli imperi provocano litigi tra i sudditi, questo è normale. Allora, venendo alle domande che faceva questa nostra simpatica studentessa, la prima: perché emergono questi bisogni collettivi di intervento dello Stato? Ma fondamentalmente le ragioni sono due. Prima di tutto perché esistono i beni pubblici, cioè quelli che il mercato non produce per conto proprio, che quindi ci vuole qualcuno che li produca, come la giustizia, l'istruzione diffusa a tutti, gratuita, eccetera, la sanità, oppure beni che non vengono prodotti perché il meccanismo del mercato, che in fondo è basato sull'interesse individuale, che non guarda lontano, il mercato non è stimolato a produrli, potrebbe produrli, ma non li produce. Per esempio, le pensioni di anzianità: quando uno è giovane non pensa che un giorno sarà vecchio e che quindi deve mettere da parte dei quattrini per assicurarsi. Perlomeno questo non succede da noi. Ecco. E quindi deve intervenire, è intervenuto lo Stato con Bismarck, con Churchill, eccetera, e costruire un sistema di sicurezza sociale, una rete di protezione. Ci sono delle bellissime pagine, sa, non di Keynes, ma di Hayek su questi argomenti. Dicono che lo Stato deve intervenire per correggere questi difetti del mercato. L'altro elemento è che il sistema capitalistico, il sistema di mercato, è un sistema instabile. Keynes, che lei non vuole includere tra i liberali, ma lo era e come un liberale, aveva capito che il mercato capitalistico è un mercato fondamentalmente instabile, che produce delle crisi. E fu primo a capire perché queste crisi si determinavano, cadute della domanda, e come si sarebbero potute curare. Se non ci fosse stato Keynes, guardi che la catastrofe che si sarebbe prodotta con la pandemia sarebbe stata non la caduta del 10% del PIL, ma sarebbe stato il cannibalismo per le strade, sarebbe successo l'ira di Dio, il finimondo, se non ci fosse stato Keynes. Quindi bisogna
guardare con gratitudine a quelli che hanno capito i difetti del capitalismo e hanno cercato di correggere questi difetti. Quanto alla seconda, perché ne ha di difetti il capitalismo, e lo dice uno che è un convinto sostenitore del capitalismo, ma è un sistema pieno di difetti che vanno corretti. E quanto all'altro argomento, io le semplifico molto, perché penso che lei debba parlare con dei suoi coetanei che hanno bisogno di argomenti semplici. Guardi, fino alla prima metà dell'Ottocento, la ricerca filosofica era centrata fondamentalmente sulla ricerca di Dio, cioè al centro del sistema, dei sistemi filosofici c'era Dio. Poi è stato sostituito con il concetto dello Stato, l'idea che sia lo Stato il punto il fulcro del pensiero da cui deve discendere o a cui deve convergere tutto il sistema dell'ordinamento e del pensare. Naturalmente sto parlando di Hegel. E poi è venuto il momento, con Marx, ma soprattutto con Lenin, che a Dio prima e allo Stato poi è stata sostituita il concetto di classe, per cui tutto il pensiero doveva convergere su come qual era l'interesse della classe, il riferimento della classe. In alternativa a questi sistemi si è sviluppato il sistema filosofico del liberalismo, che pone l'individuo invece al centro del riferimento filosofico. Il liberalismo è questo, è la sostituzione punto del fulcro costituito da Dio, dallo Stato, dalla classe, con l'individuo, la posizione dell'individuo. E questa è la grande novità del liberalismo, per cui si può tranquillamente dire che è stata l'ideologia non religiosa che ha avuto le più grandi effetti sull'organizzazione sociale degli esseri umani. Nel mio piccolo condivido la centralità dell'individuo, appunto, non come mezzo, ma come fine, insomma, è il cardine se dovessimo davvero andare al nocciolo del pensiero liberale. Professor Bedeschi, le faccio l'ultima domanda e poi ci avviciniamo alla conclusione, anzi poi concludiamo. Se dovesse aggiungerne solo uno lei, anche magari non dell'Italia repubblicana, cioè se lei dovesse scegliere un liberale italiano, che da consigliare a un ragazzo o una ragazza, che secondo lei è quello che è stato più fecondo, più importante, da cui partire, indipendentemente dal secolo in cui ha scritto. Quindi un liberale da consigliare a un ragazzo oggi italiano, indipendentemente dal fatto che sia del Novecento prima. Dunque, io non ho perduto l'immagine, sento ma ho perduto l'immagine, è andata via. Mi sentite? Sì, la sentiamo perfettamente. Sì, però io non vi vedo più, ho perduto l'immagine. Sì. Non so perché. Noi la vediamo. La domanda l'ha ascoltata? Mi sta ascoltando, professore? Professore, ci sente? Temo di no. Quindi, professor Bedeschi, ci sente? Temo che abbia qualche problema con l'audio. Professor Bedeschi, ci sente? No, temo di no, quindi non vorrei mettere in difficoltà il professor Bedeschi, che aveva già qualche problema con l'audio prima del collegamento. Quindi io mi avvierei senza la domanda alla conclusione, ringraziando gli ospiti di questa sera, intanto Lisa Kinsberger, che è ormai diventata una presenza fissa di Lodi Liberale, con le sue incursioni giovanili ma profonde, le due cose non sono in contraddizione, lei è un palese esempio, quindi grazie Lisa, grazie al professor Dino Confrancesco per aver debuttato alle serate di Lodi Liberale, insomma, che ha una venatura molto liberista, quindi il liberismo non lo considera un'offesa. E quindi posso dire una cosa, dottor Maggi? Assolutamente sì. Ecco, quello che io ho detto di Bruno Leoni, che ripeto, stimo molto come pensatore,
il professor Scolagnamiglio ha spiegato splendidamente perché Bruno Leoni possa anche non essere considerato un grande teorico liberale. Le cose che ha detto su Keynes, sul mercato, sui difetti, eccetera, erano tutte le cose che Scolagnamiglio questa sera ha detto erano estranee al pensiero di Bruno Leoni. E su questo non è un'interpretazione, questo è un fatto. No? Perfettamente, sono d'accordo con lei, sul fatto che siano estranei, non sono assolutamente d'accordo sul fatto che come dire, Bruno Leoni non possa entrare nei grandi, non solo del liberalismo italiano, ma insomma, in generale, faccio solo presente che è stato anche presidente della Humanitarian Society, dove, come dire, non è che propriamente si entra tutti. Comunque, questo faremo un'altra serata in merito. Quindi la ringrazio per essere stato con noi questa sera. Grazie a professor Scolagnamiglio per essere tornato. Grazie a tutti, grazie per la piacevoli ore che abbiamo trascorso. Esatto, e grazie al professor Tedeschi, che credo non ci senta, ma insomma ringraziamo per aver... No, vi sento ma non vi vedo, quindi okay. ringrazio lei, Lobby Liberale, e ringrazio naturalmente il presidente Scolagnamiglio e l'amico Confrancesco. E diciamo che dopo un anno intenso, iniziato a settembre, senza nessun tipo di pausa, ogni settimana a presentare libri, credo che anche Lodi Liberale possa andare in vacanza agostana, quindi ad agosto non ci sarà Lodi Liberale, quindi non sarà il solito manifesto che vedete alla fine delle nostre serate. E allora riprenderemo a settembre, iniziando da un classico del pensiero liberale. L'auspicio è che sia in presenza, stiamo definendo, insomma, capendo se è possibile, ma insomma l'auspicio è quello, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati. Per il momento diamo solo il testo e l'autore, è chiaramente un classico, i relatori non li abbiamo ancora definiti. Ripartiremo dallo spirito delle leggi di Montesquieu, che credo che sia quindi credo che sia un altro testo assolutamente importante e che deve essere riletto, e che per chi non l'ha mai affrontato letto sicuramente, e che sicuramente trova d'accordo tutti tra i relatori. Grazie davvero e buonanotte a tutti. Grazie, arrivederci.